Buongiorno a tutti ragazzi e bentrovati a questo appuntamento con il commento al Vangelo. Io sono Don Emanuele, responsabile della pastorale giovanile e direttore del ricreatorio del Costone. Oggi leggeremo il brano delle Beatitudini. Andiamo a sentire che cosa ci dice la parola del giorno. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Cari ragazzi, il brano che abbiamo ascoltato è il brano delle Beatitudini, un brano famosissimo che potremmo riassumere così: sono le parole che il Signore ci dona per poter essere santi e felici. Perché beato, al di là di quello che noi pensiamo, che quando si pensa a beati si pensa sempre alla figurina con l'aureola sopra, si pensa un po' al santino, non vuol dire soltanto essere santo, ma beato vuol dire propriamente essere felice, perché tutti i santi sono felici. E allora, leggendo il brano che ci è stato affidato, dobbiamo andare un po' a cercarla questa felicità, perché se siamo stati attenti, tutte le caratteristiche che vengono elencate non sono caratteristiche che ci parlano di persone molto gioiose per quelli che sono i parametri del mondo. E infatti abbiamo ascoltato: beati i poveri in spirito, beati quelli che sono nel pianto, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli operatori di pace, beati i perseguitati, beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, rallegratevi e esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Insomma, tutte situazioni nelle quali il mondo ci dice che al contrario non possiamo essere felici, quelle che il Vangelo ci elenca. E allora dobbiamo andare a capire come mai il Signore Gesù, quando ci parla di beatitudini, ci mette di fronte proprio questo elenco che a noi sembra così tremendo. Ed è proprio questo il punto. Il brano delle beatitudini mette in discussione il concetto di felicità proposto dal mondo. E lo mette in discussione perché è in antitesi con le parole di Gesù. E infatti, se noi volessimo fare un po' delle beatitudini rovesciate, cioè le beatitudini del mondo, dovremmo fare di sicuro un altro elenco che probabilmente suonerebbe così: felici quelli che se la sentono, cioè il contrario di quelli che sono poveri in spirito, felici quelli che se la spassano, cioè quelli che non sono nel pianto, felici quelli che si fanno sempre valere, che tutto sono tranne che miti, felici quelli che sanno adattarsi, cioè che sanno scendere a compromessi, che non hanno poi tutta questa grande fame e sete di giustizia, felici quelli che pensano a se stessi, e cioè quelli che non sono misericordiosi, perché essere misericordiosi è da perdenti, felici gli smaliziati, cioè quelli che non sono puri di cuore, ma che sanno approfittare di ogni situazione, felici i prepotenti, che davvero non sono operatori di pace, felici quelli che riscuotono solo consensi, cioè quelli che non sono di sicuro perseguitati a causa del Vangelo, cioè non vogliono essere perseguitati per nessun motivo, perché devono stare sempre sulla cresta dell'onda, cioè devono avere sempre l'approvazione degli altri. E allora, se leggiamo in questo modo il Vangelo che oggi ci viene consegnato, ecco che cominciamo a comprendere e a capire anche tanti aspetti, tanti comportamenti che a volte, diciamolo, riconosciamo anche all'interno della nostra vita, perché è più facile ascoltare la voce del mondo che quella che ci dona il Vangelo, perché la parola di Gesù, prima di realizzarsi in noi, deve fare un duro cammino, che è un cammino, lo possiamo dire che è un cammino di svuotamento, dobbiamo svuotarci un po'
di quelli che sono i nostri egoismi, della vanagloria, per far entrare la parola del Signore in noi. Ma quando questa parola entra nel nostro cuore, quando questa parola è accolta, quando comprendiamo dove sta davvero la felicità, allora le cose cambiano. E le cose cambiano perché si comprende una cosa molto bella, ovvero che in questo cammino di cui il Signore ci parla, noi non siamo soli, perché il Signore proclama le beatitudini e parla di sé, del suo cammino, della proposta di Dio all'umanità, che non consiste tanto nell'essere ripiegati su noi stessi, ma nel donare la propria vita, proprio come ha fatto lui. Il Signore ci dice che è bello vivere per qualcuno, che è possibile affrontare le difficoltà, essere nel pianto, eccetera, eccetera, e sopportare gli insulti per amore, perché ogni altra scelta è una scelta arida di fronte alla possibilità di voler bene a coloro che ci stanno accanto. E allora entrare nelle beatitudini significa entrare in una dinamica, in una situazione di fraternità, di amore, dove trovano il loro senso anche le sofferenze. E questo il mondo non ce lo dà, questo ce lo dà la parola del Vangelo, questo ce lo dà nostro Signore Gesù Cristo. E infatti solo chi è capace di essere umile, di essere nel pianto, di essere mite, solo chi è capace di starci accanto e di fare sue queste qualità per stare con noi è uno che ci vuole bene davvero. E da questo possiamo imparare allora a fare altrettanto, perché questo è quello che il Signore Gesù ha fatto con noi. Da questo possiamo decidere di muovere la nostra vita fino a sopportare l'emarginazione, oppure la discriminazione per il Vangelo, perché abbiamo capito che realizzare nel nostro cammino le parole del Vangelo è l'unica cosa che conta, perché essere felici ed essere felici davvero è la cosa che riempie di gioia il nostro cuore, è un cammino per cui vale la pena spendersi. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Hashtag io Se il resto. commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.